Il suolo sta morendo. Il contenuto organico all'interno del suolo sta piano piano scendendo fino a portare alla desertificazione del suolo. E un suolo prospero e vivente è fondamentale per la vita. Tutto si basa sul suolo, tutto viene dal suolo, anche il nostro corpo viene dal suolo. In quanto il cibo che mangiamo e che crea il nostro corpo viene a sua volta dal suolo. E il 50% del suolo agricolo è già degradato. E questa mancanza di contenuto organico nel suolo causa la maggior parte dei problemi che già noi conosciamo nell'ambiente, come la crisi alimentare, la scarsità idrica, la perdita di biodiversità, il cambiamento climatico, la perdita di sussistenza e anche conflitti e migrazioni. La soluzione a tutto ciò è di riportare un contenuto organico nel suolo di almeno il 3-6%, portando il terreno all'ombra della vegetazione. Questo verrà fatto da un movimento globale che cercherà di toccare 3,5 miliardi di persone e si chiama Save Soil, Salva il Suolo. È un movimento globale lanciato da Sadhguru volto ad affrontare la crisi del suolo, riunendo persone da tutto il mondo in difesa della salute del suolo e supportando i leader di tutte le nazioni nell'istituire politiche e azioni nazionali allo scopo di aumentare il contenuto organico del suolo coltivabile. Oggi, infatti, il 21 di marzo, partito da Londra con la moto a 65 anni, farà un viaggio di 30.000 km per incontrare leader, cittadini ed esperti nei prossimi 100 giorni per dare consapevolezza su questo problema. Quindi per i prossimi 100 giorni dovremo cercare tutti almeno una volta di parlare di suolo, dare consapevolezza a questo problema, perché risolverebbe tantissimi altri problemi. Se volete più informazioni lasciate un commento oppure guardate in descrizione, vi lascio un link con tutte le informazioni, le risorse. E siccome veniamo tutti dal suolo, è il momento di essere la generazione che ribalta questi problemi ecologici e torna a dare rispetto e valore alla terra da cui arriviamo. Let's make it happen!